E abbiamo sul palco Elena Salsi di Up2Go, che nella descrizione ha descritto da una frase bellissima: quando abbiamo un'idea dobbiamo per forza provarci. Buonasera a tutti, io sono Elena Salsi, sono qui per parlarvi di Up2Go. Oltre a questa frase che abbiamo messo sul nostro sito, e mi ha fatto molto piacere sentire le parole dell'altra startup che mi ha preceduto, perché è esattamente lo spirito che ci ha portato veramente a pensare in cinque donne di fondare questa startup. Cinque donne che già facevano anche altre cose, ma che volevano incidere con il loro modo di pensare, creando qualcosa che fosse utile alla società. La frase che vi voglio dire parlando di Up2Go è una frase di Sir Paul McCartney, quindi oltre a essere famosissimo cantante ci regala anche qualche perla di saggezza, ed è questa: ci deve essere un modo migliore per fare le cose che vogliamo, un modo che non inquini il cielo o la pioggia o la terra. Quindi Up2Go è uno strumento per migliorare l'ambiente che ci circonda in termini sicuramente di sostenibilità per l'ambiente. Abbiamo così pensato, ispirate da questo concetto, di creare uno strumento che potesse favorire la mobilità in maniera sostenibile, e per questa ragione abbiamo pensato al carpooling. Perché il carpooling e non il car sharing o altri strumenti? Perché pensiamo che il carpooling in sé dia dei benefici che sono proprio importanti per la socialità della persona, perché porta la persona a non stare più da sola sulla propria auto alienata con il pensiero che va da altre parti, ma rimane invece in auto utilizzando la sua o quella di un amico, di un collega, e in quel momento ha anche un'opportunità di socialità, oltre che creare dei benefici sicuri per l'ambiente che lo circonda e anche per le proprie finanze, perché no? Perché, come sappiamo, questo fa bene alle famiglie e anche ai giovani, a tutti quanti. Quando poi abbiamo elaborato questo strumento abbiamo dovuto prendere un canale, perché parlare di carpooling in senso generale è molto ampio come argomento, e confrontandoci con le amministrazioni, anche con i mobility manager di ambiti privati, abbiamo capito che il mondo del carpooling mirato ad una comunità specifica poteva avere dei vantaggi ulteriori. Soprattutto in termini di sicurezza, perché noi siamo cinque donne e abbiamo pensato anche a quanto ci farebbe piacere o meno viaggiare da sole con uno sconosciuto, piuttosto con qualcuno che conosciamo e che ci dà tranquillità e ci permette di fare un viaggio piacevole. Abbiamo quindi preso il filone del carpooling aziendale come elemento predominante, ma Up2Go si può utilizzare anche per realtà e comunità non di tipo aziendale, legate al sociale, legate allo sport o ad altri mobili. È uno strumento che poi abbiamo declinato in maniera tecnologica, quindi abbiamo creato un'app e una web app, e l'app è stata declinata sui vari sistemi disponibili, quindi in iOS, Android e Windows, e abbiamo cercato di renderla il più possibile fruibile, proprio per andare anche oltre quelli che sono oggi i blocchi che ci portano a non condividere magari la nostra auto. Quindi abbiamo introdotto un sistema più possibile flessibile, con la possibilità non solo di fare i viaggi e metterli in condivisione, ma anche di raccogliere punti che danno diritto a premi e di conteggiare la CO2 risparmiata. Infine anche la possibilità di fornire feedback per i prossimi passeggeri che vogliono viaggiare con noi. In effetti non è qualche cosa di così diverso da magari altre realtà che già conoscete, ma è diverso, io penso, lo spirito con cui noi l'abbiamo creato, cioè uno spirito veramente orientato alla voglia di fare qualcosa di buono per la società e metterlo a disposizione di tutti.
e quindi una vocazione che è quella di cambiare veramente il paradigma della mobilità e del modo in cui noi intendiamo viverla. Abbiamo ancora qualche elemento riguardo come si utilizza l'app e possiamo anche parlare di come questa comunque dà dei benefici alle realtà anche aziendali o alle comunità, sia in termini di performance economica che di performance ambientale e sociale. E infatti è uno strumento estremamente utile per i bilanci di sostenibilità aziendale e responsabilità sociale di impresa. Un paio di esempi, quindi i nostri primi piloti che abbiamo avviato lo scorso anno, ora ci siamo anche un pochino più allargati, siamo riuscite anche ad entrare in una fase commerciale, sono state delle realtà appunto sia sportive che aziendali, e infine il nostro team, che vi faccio vedere, eccoci qua, quindi siamo 5 donne, giusto un maschietto perché una quota azzurra ci voleva. Grazie a tutti. Grazie mille.